ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo qua in un video veramente ma veramente devastante. Infatti ragazzi, andrò a fare un prank a mio papà veramente cattivo, penso uno dei più cattivi che gli ho mai fatto, raga. Per questo video voglio come minimo 10.000 mi piace, quindi spolliciate a più non posso, schiacciate quel like. E durante il video nasconderò la foto della mia faccia all'interno del video. Scrivetemi qua sotto il minuto dove l'avete trovata e a uno di voi regalo una skin di Fortnite. Dai ragazzuoli, cosa andrò a fare nello scherzo a mio papà? Praticamente ragazzuoli, in questo momento abbiamo una presa in casa della corrente che non funziona. E questa cosa a mio papà non va bene, ma neanche a me, quindi andrò a cercare, da bravo figlio che sono, di cercare di sistemargli appunto la presa. Però lo chiamerò lì per assistermi, appunto passarmi degli oggetti mentre sistemo questa presa della corrente. Ma a un certo punto ci sarà un piccolo inconveniente e andrò a prendermi una bella scossa. Raga, lui è terrorizzato veramente dalla corrente, da queste cose. Spolliciate, iscrivetevi tutti ora al canale, mi raccomando. Ragazzuoli, let's go. Condividete il video a vostri due amici e andiamo a fare lo scherzo a mio padre, sperando che non ci rimanga secco, perché raga, questa è veramente cattiva. Sto esagerando, però lui me ne ha fatto un altro cattivo l'altro giorno, quindi merita la vendetta. Ok ragazzi, mio papà non è ancora arrivato in casa, sto cercando un po' di posizioni dove disporre la fotocamera, però io penso che in questo punto, che poi vi farò vedere, è perfetto, perché è nascosta veramente in un punto strategico. Allora, tra breve dovrebbe arrivare. Io ho preparato qua, questa è la presa che non funziona, adesso poi ve la inquadro. Adesso ho messo il telefono sul piedistallo, non riesco, e ho preso una cassetta degli attrezzi in modo da cercare di sistemarla, ma raga non riuscirò e andrò a fingere la scossa elettrica. Raga, impazzisce. Cioè, io lo faccio like, 10.000 mi piace. Ok ragazzi, ho preparato la scena del crimine. Eccola qua, la fatidica presa della corrente. Andrò a posizionare il telefono qua sotto, ragazzuoli, in mezzo a tutta questa cianfrusaglia. Lo appoggerò qui, disposto verso la scena di qua. Mio padre passerà dal soggiorno che è dietro alle mie spalle e quindi non riuscirà a vederlo, il telefono messo in quella posizione. Raga, non vedo l'ora, let's go, andiamo a fargli lo scherzo. Ok ragazzi, mio papà è giù, ha suonato al citofono, tra poco dovrebbe suonare alla porta. Vado e mi accingo lì per fare lo scherzo. Raga, voglio 10.000 like, dai. Che arriva. Ciao papà, tutto a posto? Cosa stai facendo? Sto cercando di sistemare la presa che non funziona. Ma che cosa sistemi la presa? Non funziona. Ma dai, di non fare quei lavori qui a casa che non sei capace di andare a correre, non ci capisci niente. Volevo risparmiare sull'elettricista. Ma ascolta un attimo, Simone, tu vuoi risparmiare che cosa? Mi fai saltare tutto l'impianto. Ascolta un attimo, tu di corrente non ci capisci niente. Vuoi smettere di lasciare stare qualcosa qui o no? Lasciami provare almeno. Ma lascia stare, devi chiamare l'elettricista, non fare quella cosa. Lasciami almeno provare. Ascolta, non devi provare queste cose qua. Non è che è un gioco questa roba qua, hai capito? Hai capito che ci non sono le due vitine qua da togliere? Ma lascia stare. Dietro ho letto che ci sono due cavetti. Due cavetti. I cavetti. Lo so che passa la corrente. Come si giusto fa tutta sta roba qua della corrente? Non si capisce niente. Lasciami provare. Non ci capisci. Ma sì, papà, posso provare. Tutti uno messo vicino all'altro. Ho visto anche un ragazzo che l'ha rifatto. Ha fatto un video su sta cosa. Ascolta. Lasciami provare. Tanto cosa costa? Ma non mi faccio niente. Non farlo quel lavoro qua. Ma non mi faccio niente. Adesso mi metto anche i guantini protettivi. Ma lascia stare i guantini protettivi, che la corrente non c'è niente lì che sei capace di fare. Fidati di me, guarda. Ma che cosa devi fidare? Simone, non sei capace sulla corrente. Lascia stare. Ho detto di lascia stare. Lasciami provare. Lascia stare, Simone. La sistemo veloce, poi basta. Ascolta, non dai, toccare, ti devo fare veloce. Ho detto di non toccare perché le prendi adesso. Lasciami fare. Ho detto di lascia stare. Vedi qua c'è l'ultima spina. Lascia sotto. Stare. Papà, dai, che è uno scherzo. Ma che caspita fai? Ma dai, tirati su, papà, è uno scherzo, sto registrando da lì. Papà, è uno scherzo, sto registrando, dai, su, vai, non fare le scenate, dai, fai finta adesso di esserti, dai, pa!
Papà, oh, non mi fa preoccupare, dai, papà. Oh. Papà, dai, papà. Per favore, papà. Io fammi chiamare la mamma. Fammi chiamare la mamma. Papà, tirati su, papà, ti devi tirare su, papà, ti devi tirare su, papà, ti devi... Papà, stai male. Papà! Non raggiungibile, non ci credo, non ci credo. Papà, hai bisogno dell'acqua, almeno rispondimi. Non so che... No, raga, che faccio? Chiama l'ambulanza, chiama l'ambulanza. Chiama l'ambulanza. È uno scherzo. Ma papà, mamma mia! Bello scherzetto, eh? Bello scherzettino, eh? Vi è piaciuto, ragazzi? Ok. Te lo volevo fare io lo scherzo! E invece te l'ho fatto io. Ah, papà, mi sono spaventato! Ma... Bella, ragazzi, ok? Si è cagato. Ok. No, te l'ho fatto io lo scherzetto, stai tranquillo, ok? Ma niente, non preoccuparti, te lo sono Non lo so lui, volevo farglielo te lo io lo volevi fare a me, te l'ho scherzo. fatto io a te. Ma io ci credo pure che eri per terra. Ok. Vai, bomber, ragazzi, No, tutto chiudilo testo video, non me lo sento a posto. Ragazzi, ve l'avevo detto. Ti si vede Pensavo di anche. fare me lo scherzo, invece gliel'ho fatta Non ti io. si vede, passati. No, ragazzi. Pensavo a lui di fare lo scherzo a me, invece gliel'ho fatto io a lui. Si è preso una strizza, ragazzi. Alla prossima scherza, ragazzi. Sarà ancora peggiore di questo. Bella ragazzuoli, ecco qua il rimodigno del futuro. I ragazzuoli, mio padre ha fatto un controscherzo veramente devastante. Io non me l'aspettavo, l'ha fatto alla mia insaputa, poi entrando in casa così, cioè non, raga, mi sono spaventato un sacco. Alla fine gli volevo fare lo scherzo io della scossa. E raga, cioè, mi è fallito totalmente e lui in più mi ha fatto spaventare a morte. Quindi, raga, consigliatemi ancora qua sotto altri scherzi da poter fare a mio papà perché questo non ci ha creduto e in più me l'ha pure fatto a me. Raga, veramente sono furente per questa cosa. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like se ancora non l'avete fatto. E se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti, io non skippo. E ragazzuoli, mi raccomando. Seguitemi su Instagram, mi chiamo Chiocciolarimoldigno e mio papà, che si chiama Chiocciolarimoldigno trattino basso padre, che lì, raga, facciamo un po' vedere la nostra vita quotidiana. E ragazzuoli, veramente sono ancora rimasto traumatizzato da questo scherzo perché, cioè, raga, è stato bravo, non si riprendeva più da per terra. Sono veramente traumatizzato, raga, giuro, non sembra, ma sono passate ormai 2 ore da quando è successo. Sono, raga, sconvolto. Vi ricordo, ultima cosa, di lasciare like a questo video se non l'avete fatto e condividerlo con vostri 3 amici. Se mi mandi la foto su Instagram mentre lo condividi tra i tuoi amici, ti mando la richiesta e giochiamo assieme su Fortnite. Mi raccomando, se non l'hai ancora fatto e hai trovato la mia faccia che ho nascosto all'interno del video, commenta con il minuto qua sotto nei commenti invece per essere seguito e per avere tante altre sorpresine e per ricevere la skin in regalo. Pensavi che mi fossi dimenticato? E niente che dirti, bomberone. Io ti mando un salutone e un bacione. Let's get it, brother. Infine, ragazzuoli, ultimo discorso che ci tengo a farvi in questo video è che se usate il codice RIMO nel negozio oggetti di Fortnite, ragazzuoli, siete dei veri bomber. E io ogni giorno gioco con tutti quelli che usano il codice supporto RIMO. Quindi, ragazzuoli, per partecipare, per giocare con me, cosa devi fare? Manda la richiesta al mio nick dove gioco appunto, nick dedicato a voi, raga, per giocare con voi, si chiama codice spazio Rimo, cioè codice, poi mettete uno spazio e Rimo. E ragazzuoli, lì giocherò ogni giorno con voi. Apro delle lobby da 16 persone e gioco sempre con voi, in modo da riuscire a dedicarvi tempo. Raga, sono l'unico YouTuber che lo fa, quindi mi raccomando, supportatemi, inserite questo codice, 4 lettere RIMO, non vi costa nulla. E inoltre, se volete abbonarvi al canale, avete numerosi vantaggi, tra cui la mia richiesta amicizia e partecipare a dei video esclusivi. Quindi abbonatevi, cosa aspettate? Costa 1 euro e avete pure le mie 17 emoticon personalizzate. Cioè, se non lo hai ancora fatto, cosa stai qui?
Cosa? Se non puoi, fa niente, bomberone, non ci preoccupare. Io ti mando un saluto e ci becchiamo al prossimo video, che sarà un mio scherzo questa volta. E raga, lo elaborerò talmente tanto bene che mio papà questa volta ci dovrà credere al 7000 per 1000. Let's go, boys!